Anticipazioni il segreto, martedì 7 maggio 2019. Puntata pomeridiana su Canale 5. Maria fa tutto il possibile per convincere Fernando ad aiutarla a ritrovare sani e salvi i suoi genitori. Gli dice che se lo farà, staranno sempre insieme e potranno iniziare a progettare il loro futuro. Il messia, il giorno seguente, parte per raccogliere informazioni sui due coniugi. I suoi comportamenti continuano a stupire. Carmelo e Adela sono pronti a lottare contro Eustachio Molero, lo sfruttatore minerario. Julieta intanto non parla ai due dei suoi piani e riesce pian piano a guadagnarsi la stima e la fiducia dei residenti di Las Lagunas. Il sindaco prima o poi se ne accorgerà, oppure no? Intanto di Grazia non si hanno ancora notizie. La preoccupazione a casa Miranar è ormai al limite. Puntata serale su Rete 4. Elsa perde totalmente il controllo quando Mattias la sbatte fuori di casa. Tutti a Puente Viejo vengono a conoscenza del furto e delle discussioni tra la Laguna e i proprietari della locanda. Dolores intanto, sollecitata da Antonina, spettegola su Elsa, dipingendola agli occhi dei suoi concittadini come una poco di buono. L'ex ancella poi raggiunge la sua nemica e le fa presente che adesso non ha scampo. Tutti parlano male di lei. È finita, deve ritornare al più presto nella sua terra natia. La ragazza poi raggiunge l'istituto scolastico di Adela, pronta a mettersi al lavoro. Ma ecco l'amara sorpresa. Scopre di essere stata licenziata. Fernando dichiara a Maria i sentimenti che nutre per lei. Dice che vuole correggere i vecchi errori fatti e afferma di essere molto cambiato. Nel frattempo, Carmelo e Severo tornano a Las Lagunas dopo aver raccolto un nuovo insuccesso. Gli abitanti che costeggiano i terreni non vogliono unirsi alla denuncia collettiva. Solo un miracolo può salvarli dalla rovina economica. Julieta intanto incontra la madre di un bambino ammalatosi a causa degli scarichi illegali di Eustachio Molero e cerca di convincerla a schierarsi dalla sua parte. Fernando porta buone notizie su Grazia a Ippolito e Dolores. La ragazza sta bene e isolata in una piccola città svizzera ed è anche rintracciabile telefonicamente. I Miranar parlano con lei. È tutto un gran sollievo. Raimondo e Maria commentano il comportamento di Prudenzio. Di lui non ci si può fidare. Maurizio arriva con delle importantissime notizie. Ha ricevuto una lettera in cui i sequestratori chiedono riscatto per liberare Alfonso ed Emilia.